Buongiorno a tutti, sono Luciano Caliendo. Dunque, a differenza dell'amico Alessandro, che entrerà più nel dettaglio del shortwork per quanto riguarda la configurazione, non soltanto base, ma magari più avanzata, oggi vediamo invece il TPOP con una configurazione tipo basilare, anche per cominciare un po' a capire come è possibile utilizzarlo. Dunque, allora, inizialmente, la sicurezza delle reti, i pericoli della rete, il firewall come strumento di difesa. Allora, il TPOP. Oggi naturalmente, a parte la slide, sappiamo tutti quanti benissimo che le informazioni, soprattutto quando abbiamo a che fare con internet, sono particolarmente delicate. Non è detto che anche con un PC domestico collegato alla rete internet si sia assolutamente al sicuro, perché si ha una connessione magari con un IP stabile, un IP dinamico anziché stabile, perché magari si ha una DSL di tipo non flat. Questo non è assolutamente corretto, perché in ogni caso, quando si hanno delle informazioni che possono essere di tipo personale ma anche di tipo professionale, è sempre utile e molto più tranquillizzante metterle al sicuro. Infatti, quando si accede a internet si utilizza sempre una connessione bidirezionale. Questo cosa significa? Che nel frattempo che noi, come ben sapete tutti quanti, navighiamo su internet, perché scarichiamo la posta elettronica, contemporaneamente dall'esterno è possibile anche entrare sulle nostre postazioni. La connessione infatti ci fornisce un indirizzo IP che può essere utilizzato da terzi per entrare nel nostro PC. Questo significa che il nostro computer può diventare, a nostra insaputa, a volte nostro malgrado, server per utenti estranei, in questo caso cracker, hacker e quant'altro. Magari questo è quello che può succedere in casi eccezionali, magari successivamente a diverso tempo passato su internet senza protezioni particolari, però anche il fatto stesso di avere comunque delle informazioni riservate sul PC e non lasciare il libero accesso per quanto possa essere comunque la possibilità di un accesso libero sulla nostra macchina non è mai una cosa opportuna. Ogni PC collegato in rete, ricordiamo che ha 65.536 porte. Naturalmente non tutte queste porte, la maggior parte dei casi, anche sotto Windows, sono attivate automaticamente, anche perché le porte, oltre a consentire l'entrata e l'uscita dei dati, nella maggior parte dei casi sono utilizzate soltanto le 1024, le prime 1024. In questo caso abbiamo per esempio come indirizzi standard delle porte la 25 per quanto riguarda l'SMTP, l'80 per l'HTTP, 110.3 può essere la 21 per l'FTP, e la 443 invece per le connessioni sicure tramite HTTP. Tuttavia le porte possono essere aperte dinamicamente a seconda delle necessità e da programmi. Questo significa che se noi abbiamo naturalmente il PC acceso, connesso a internet, nel frattempo si è scaricato sul nostro hardware un programma che funge da Trojan, significa che questo programma stesso, una volta che verifica che c'è la connessione a internet, può aprire dinamicamente sulla stessa macchina delle porte e consentire su porte che magari non sono attive 1024 e che non sono supervisionate l'accesso esterno. Qui vediamo un po' di principali pericoli della rete. Abbiamo naturalmente le splash, shellcode, cracking, backdoor, port scanning, sniffing, spoofing, virus, worm, trojan e DOS. Chi più ne ha, chi più ne metta, anche perché la pagina tutto sommato potrebbe contenerne altre con nomi altrettanto interessanti. Una rete possiamo ritenerla sicura quando? Quando consente l'accesso a sistemi, servizi e risorse solo da persone autorizzate. Naturalmente va da sé, se noi utilizziamo qualcuno, può essere nel caso di una rete domestica, nel caso magari di una SO o di una rete, una piccola media rete aziendale, autorizziamo qualcuno ad accedere per esempio tramite profili di Windows per l'assistenza remota, in quel caso lì dobbiamo stare attenti che sia una persona che magari ha il nostro indirizzo, ma che da questo punto di vista sappiamo bene che non faccia danno, non arrechi danno ai nostri servizi o alla nostra macchina. Protegge la sicurezza e la privacy delle transazioni da e verso internet, evita di essere trampolino di lancio per attacchi alla rete. Questo nel caso in cui magari un computer che non è protetto ma che è messo in LAN con altri computer, nel momento in cui viene attaccato e viene comunque aperto agli attacchi esterni, consente nella maggior parte dei casi di andare a infettare anche il resto della rete interna. Allora, qui vediamo un po' lo schema base di quello che può essere tranquillamente non soltanto il PCOP ma shortwall, qualsiasi altro firewall comunque esterno che non giri
all'interno della macchina fisica che si utilizza per accedere a internet. Vediamo da una parte a sinistra la rete internet collegata attraverso una connessione ADSL con un IP, naturalmente un IP pubblico, quello lì potrebbe essere un IP statico, anche un IP comunque dinamico, assegnato dinamicamente dal provider. Il firewall, in questo caso il famoso muro di fuoco, che in realtà può essere definito in italiano un po' una porta tagliafuoco o una porta per i compartimenti stagni, serve in pratica per evitare che tutto quello che c'è dall'esterno possa comunque entrare in contatto con una rete interna. In questo caso, naturalmente, dal firewall poi cominciamo a utilizzare IP privati. Questo per quale ragione? Perché, a parte che sono molto più utili per quanto riguarda una configurazione di base di una rete locale, naturalmente, utilizzando degli IP privati che possono essere nattati, si può utilizzare un solo IP pubblico per eventualmente, dalla parte interna, utilizzare più servizi da eventualmente collegare verso l'esterno. Infatti lì vediamo un esempio con 192.168.1.1 di un server che potrebbe essere magari un server FTP che vogliamo dare, avendo una connessione DSL, condividere con alcuni amici per scaricare fra magari colleghi o amici delle informazioni che possono sempre tornare utili. Dallo switch in poi naturalmente abbiamo una configurazione di una rete locale normalissima, di quelle che si possono utilizzare sia in casa quando si hanno un notebook e un computer fisso, oppure anche all'interno di una piccola rete aziendale. Allora, il firewall è un sistema particolare che ha lo scopo di isolare, come abbiamo detto, i PC di una LAN da quella di una WAN, che sarebbe in questo caso la Wide Area Network, quindi la rete esterna, creando una barriera inattaccabile e al contempo offrendo una connessione sicura ad internet. Il firewall è un sistema in grado di decidere quali informazioni far passare e quali fermare una rete. Esso ispeziona il flusso di dati, intervenendo in base a regole che l'amministratore ha deciso. Questa ispezione del flusso di dati può essere naturalmente più o meno profonda rispetto a quello che può essere l'esigenza di chi utilizza il firewall. Naturalmente per una rete domestica è assolutamente inutile fare un'ispezione approfondita dei pacchetti dei dati quando non si hanno dei server che danno comunque servizi verso l'esterno. Può essere sia un dispositivo fisico esterno al PC, sia un software che collabora con il sistema operativo e i programmi installati. In questo caso IPCOP teoricamente può essere entrambi, perché di IPCOP esiste anche nella versione live. Questo significa che scaricando l'ISO direttamente dal sito IPCOP.org si può utilizzare in una versione live senza esigenza di installarlo come sul disco rigido del PC. Io comunque, per quanto posso consigliarvi, vi consiglio in ogni caso di installarlo su una macchina, quando naturalmente si utilizzano 2, 3, 4 macchine all'interno della LAN locale, magari si utilizza, come vedremo, una macchina che ormai è stata messa da parte, che non è più utilizzata, e si sta più tranquilli perché è anche più facile da configurare e poi eventualmente da ripristinare. Tra i vantaggi di un firewall è giusto annoverare anche la capacità di nascondere i singoli PC di una rete all'esterno. È quello che abbiamo detto col discorso della possibilità di nattare la rete interna. In altre parole, un firewall rende la vita difficile ai cracker che desiderano raggiungere una determinata macchina, poiché le identità sono coperte e protette in maniera specifica. Queste sono le funzioni principali di un qualsiasi firewall. Un firewall svolge normalmente 4 funzioni: input, output, forwarding e masquerading. Input determina cosa può arrivare verso la rete interna. Output determina cosa può uscire dalla rete. Forwarding significa che prende in consegna i pacchetti che provengono dall'esterno in arrivo dall'interno. Vabbè, prende un pacchetto in arrivo dall'esterno e lo inoltre fuori, o viceversa. In questo caso, la maggior parte dei casi sono pacchetti che comunque provengono dall'esterno e vengono inoltrati all'interno. Masquerading significa che, utilizzando la tecnica di NAT, maschera quello che è l'indirizzo IP reale di un PC della LAN. Quindi possiamo immaginare un IP statico che magari ci serve per quel famoso discorso della condivisione dell'FTP, un server FTP verso l'esterno, e lo va a mascherare con quello in uso dal firewall, che in pratica è un indirizzo IP interno, privato, e consente una minore capacità di attacchi all'interno della rete. Un firewall può essere configurato utilizzando due logiche opposte. Qui vediamo
in pratica quello che si può fare con un firewall nella prima configurazione. La maggior parte dei firewall, il pcopper non lo consente perché in pratica, vi spiegherò per quale motivo, blocca tutto. Normalmente i firewall consentono un altro tipo di operazione per quanto riguarda la prima configurazione. Tutto ciò che non è specificatamente permesso è vietato. Tutto ciò che non è specificatamente vietato è permesso. Il pcop rientra nella prima specifica. Per quale ragione? Scusatemi. Sì, nella prima specifica. Il firewall blocca tutto il traffico non previsto. Vantaggi, maggiore sicurezza. Svantaggi, si limitano le scelte disponibili all'utente. Ora, per quanto riguarda una configurazione con un firewall, meglio questa tipologia di svantaggio, perché naturalmente i vantaggi della maggiore sicurezza sono direttamente collegati al perché utilizziamo il firewall. La seconda opzione, tutto ciò che è specificamente vietato e permesso, significa che il firewall lascia passare tutto il traffico e i servizi dannosi vanno bloccati individualmente. Questo significa che in pratica, come vediamo dagli svantaggi, difficoltà di amministrazione, rischio di lasciare transitare traffico indesiderato, significa che se noi vogliamo bloccare una delle 65.000 porte che abbiamo visto prima, dobbiamo farlo manualmente. Ora, va da sé che, come abbiamo detto prima, la maggior parte ormai dei sistemi operativi attuali, Linux a parte, che naturalmente offre delle caratteristiche differenti, anche Windows blocca ormai da XP in poi la maggior parte delle porte non utilizzate. Questo però non significa che possiamo stare tranquilli perché tanto c'è il sistema operativo che ci pensa. Se abbiamo messo un firewall dobbiamo partire dal presupposto che abbiamo l'esigenza di proteggere dei dati. Quindi consiglio mio, ma penso anche degli altri amici che interverranno successivamente, è quello di andare comunque a installare un firewall con la prima prescrizione, cioè vale a dire che il traffico viene bloccato interamente, totalmente, a meno che si desideri da parte dell'amministratore di rete, che naturalmente in questo caso può essere, visto che è un firewall utilizzabile anche in ambiente domestico, si desidera lasciare aperto. Questo non significa, attenzione, che non si può navigare dall'interno della rete verso l'esterno, questo significa che dall'esterno non passa nulla. Quindi se vogliamo comunque navigare e non abbiamo esigenze particolari di servizi SMTP, di servizi FTP o quant'altro, possiamo benissimo lasciare la configurazione base del firewall con la prima opzione. Poi magari successivamente, prendendo confidenza con quello del sistema, poco a poco si possono fare, possono prevedere delle configurazioni ad hoc. Cosa non può fare il firewall? Dobbiamo vedere anche quello che non può fare. Abbiamo visto quello che può fare, cioè ovvero bloccare tutto il traffico indesiderato dall'esterno verso l'interno. È necessario ricordare ciò che un firewall non può fare. È giusto sapere che questo, che per evitare spiacevoli sorprese, dobbiamo sempre proteggere da attacchi iniziati la rete prima di installare il firewall. Per quale ragione? Mettiamo che noi abbiamo una rete domestica nella quale nei primi 3 mesi magari abbiamo utilizzato la connessione internet senza protezioni particolari, magari soltanto staccando la connessione al router quando non viene utilizzata, e successivamente, dopo 3-4 mesi, decidiamo invece di installare un firewall. Installando un firewall, se per puro caso in quei 3-4 mesi, ma ormai oggi anche in quei 2-3 minuti che si sta connessi, qualcosa non è andato a dovere, magari qualcosa navigando su internet si è installato sul nostro PC, e a questo punto può anche, attraverso quelle che sono le connessioni all'interno della LAN, essere messo in contatto con altri computer della rete domestica. Questo significa che nel frattempo può anche succedere che, installando un firewall, comunque non viene bloccato assolutamente nulla, o perlomeno viene bloccato, ma si è già comunque consentito a un cavallo di Troia di aprire un passaggio verso l'interno. Magari si può comunque bloccare quello che succede successivamente, però quello che ormai sono le informazioni che sono andate perse o condivise attraverso internet, e con il firewall installato dopo 2-3 mesi è impossibile andare a recuperare o ripristinare. Non protegge da virus. Questo qui adesso lo vedremo un po' nello specifico, ad eccezione delle firewall application gateway. Questo cosa significa? Che nella maggior parte dei casi i vecchi firewall non si occupavano di bloccare quelli che potevano essere cavalli di Troia, virus o altro, o esploit di genere. In questo caso il pcop, ma anche altri comunque firewall attuali, soprattutto del settore open source,
consentono tramite dei moduli aggiuntivi di proteggere anche da, eventualmente da intrusioni esterne come virus, come Trojan e quant'altro. In questo caso qui IPCOP di default non blocca però i virus, bisogna, come stavo dicendo prima, installare dei moduli aggiuntivi. È abbastanza facile, adesso vedremo anche come. Sempre cosa non può fare il firewall. Non protegge da intrusioni esterne, cioè da creator che hanno iniziato a danneggiare la rete all'interno della LAN, quello che abbiamo visto prima, soprattutto non protegge dagli errori umani, causa principale degli incidenti legati alla sicurezza informatica. Vabbè, quello che abbiamo un pochino visto. Se lasciamo la rete con i PC accesi, lasciamo la connessione internet avviata, a quel punto lì possiamo soltanto sperare, per chi è credente, per chi non lo è, si adegui magari in un altro modo, che non succeda nulla di particolare. Cominciamo a vedere nello specifico cos'è IPCOP. Allora, IPCOP inizialmente dobbiamo specificare che è una mini distribuzione in un Linux. Questo cosa significa? Significa che in pratica è una configurazione base di un sistema Linux o mini Linux che dir si voglia, già configurata e pronta per la realizzazione di un firewall hardware software. È distribuita con licenza GNU General Public License ed è sviluppata in perfetto stile open source. Vabbè, questo in collaborazione con la comunità degli utenti, che, fra i quali comunque vede anche diversi utenti italiani che sono molto attivi al progetto. Non necessita di alcuna conoscenza pregressa di Linux, in quanto si configura e si gestisce, aggiornamenti compresi, con una comoda interfaccia web anche da remoto. Questo significa non soltanto che si può e si deve configurare tramite l'interfaccia web da remoto, questo significa che si può anche configurare. Chi ha voglia di comunque di approfondire meglio quella che è la possibilità di una configurazione tramite comandi del firewall, lo può fare tranquillamente. Per utilizzarlo è necessario avere un PC con almeno due schede di rete. Dal PC con due schede di rete è la configurazione minima e vedremo perché. IPCOP può essere installato su hard obsoleto, è quello che diciamo prima. Non è necessario prendere l'ultimo Pentium 2 con 25 GHz o quant'altro e andarlo a configurare per andare a bloccare il traffico in entrata e in uscita. Si può benissimo, come hanno fatto gli sviluppatori testando la versione 1.4, utilizzare un Pentium, un 486, io consiglio perlomeno un Pentium, ma anche un 486 SX 25 MHz con addirittura 12 MB di RAM e 273 di hard disk. Questa magari è una configurazione davvero risicata su, come tipologia di hardware, però vi posso garantire che su un Pentium magari con 2, 3, 4 giga di hard disk ci va più che bene, una volta che si mette un po' di RAM funziona adeguatamente. Il consiglio naturalmente che vi posso dare è che per quanto riguarda una configurazione di base può andare bene al limite anche un 486, ma se poi, come andiamo a vedere, si necessita di fare una configurazione un po' più particolareggiata, allora in quel caso conviene utilizzare un hardware, non dico recentissimo, un pochino più recente, per consentire anche uno scarico delle prestazioni sulla macchina, se no altrimenti può determinare anche un rallentamento del traffico. Una volta installato su un vecchio PC avrete recuperato hardware e avrete un ottimo firewall state boot inspection, ovvero tiene traccia delle relazioni tra i pacchetti che lo attraversano. Significa attraverso i log potete andare a verificare tutto quello che sta succedendo o che è succeduto pregressamente dall'esterno della rete e dall'interno verso l'esterno della rete stessa. Basato sul molto collaudato Netfilter IPTables di Linux e la possibilità di velocizzare le performance dei web browser attraverso l'attivazione del proxy server. In questo caso si utilizza Squid, che è già comunque integrato all'interno della distribuzione di IPCOP. L'interfaccia di installazione e gestione di IPCOP è disponibile in 17 lingue, in questo caso è compresa anche l'italiano, quindi per un utente che, come dicevamo, magari non ha conoscenze specifiche dell'open source in genere, ma di Linux in particolare, può benissimo fare una copia dell'immagine ISO tramite internet, metterla sul CD, far partire l'installazione e in pratica non deve assolutamente fare nessun tipo di configurazione, diciamo, sulla macchina, se non attraverso quella della configurazione che vuole. È sviluppato ormai dal 2001, nasce inizialmente come un fork di un altro firewall e nelle ultime versioni ormai è un prodotto maturo che ha successo in una vasta comunità di utenti. Considerate che ormai il IPCOP, come stiamo vedendo,
è utilizzato non soltanto nelle piccole reti domestiche, nelle piccole reti aziendali, nel SOO, nelle scuole, e in alcuni casi anche all'interno di biblioteche che hanno la possibilità dell'accesso condiviso a internet, ma ormai anche diverse medie aziende cominciano ad avvicinarsi, magari grazie a preparati programmatori che hanno all'interno delle proprie fila, anche al settore open source, facendo risparmiare diverse migliaia di euro in alcuni casi. Considerate che un prodotto del genere, con licenza commerciale, varrebbe tranquillamente oltre i 1.000-1.500 euro, senza considerare naturalmente la configurazione, stiamo parlando soltanto della licenza. La mission del progetto, cosa si propone di fare il PCOP? Allora, il PCOP si propone di offrire una distribuzione firewall Linux stabile, sicura e open source. Creare ed offrire una distribuzione, vabbè, estremamente configurabile e di facile manutenzione, come abbiamo visto prima, offrire un supporto affidabile agli utenti di PCOP attraverso gradevoli forum pubblici, assistenza e discussione. Naturalmente, la maggior parte dei casi, questi forum sono in lingua inglese, esistono forum anche in lingua tedesca, ormai molto, molto movimentati dagli utenti, dai fruitori. Per quanto riguarda la comunità italiana, diciamo che per il momento è un pochino ferma a contribuire nella traduzione di quelli che sono le release di PCOP. Si propone di offrire, abbiamo visto, un sistema sicuro e stabile per anche gli upgrades e le patch attraverso sempre l'interfaccia web, sviluppare una relazione lunga e duratura con la comunità degli utenti, adattare il PCOP all'evoluzione di internet e diffondere la conoscenza di Linux tra i membri e gli utenti del progetto. Allora, il PCOP utilizza il kernel 2.4 di Linux. Nella prossima versione, che poi magari vedremo fra qualche tempo, fra qualche mese, ancora soltanto una beta, la 1.5, naturalmente verranno fatti degli ulteriori aggiornamenti. Linux NetFilter con capacità NAT e PAT e locking, supporto per 4 schede di rete, WAN, LAN, wireless e DMZ. Abbiamo detto inizialmente che la configurazione base si fa con 2 schede di rete. In questo caso qua la massima configurazione che si può fare è fino a 4 schede di rete. WAN per la rete esterna, LAN per la rete locale, wireless o LAN 2 per una seconda rete locale o wireless, e DMZ nel caso in cui si voglia condividere con l'esterno dei servizi tramite server web, SMTP, POP3 o FTP. Supporto client DHCP su una scheda di rete per ricevere indirizzi IP dal provider, supporto server DHCP per le 2 schede di rete, in questo caso LAN e wireless o LAN 2, supporto server NTP per sincronizzare la rete con la data e l'ora fornita per esempio da quelli che possono essere dei server magari. In questo caso si utilizzano quasi sempre quelli del CNR per sincronizzare con gli orologi atomici magari la rete interna, per evitare che non si abbia una mancata sincronizzazione degli orologi interni, soprattutto quando si utilizzano dei server. Caratteristiche e funzionalità: intrusion detection system per tutte e 4 le schede di rete, è quello che abbiamo detto prima. In pratica tutto quello che passa su tutte le schede WAN, LAN, wireless e DMZ viene comunque registrato tramite log sulla macchina e si può in ogni momento andare a verificare. Supporta le VPN per quanto riguarda le reti private, le reti virtuali, supporta i modem analogici SDN a DSL, proxy server per il web, come ho detto prima, tramite SQUID, amministrazione e controllo attraverso il browser con possibilità di patch update, grafici sullo stato del sistema e sul traffico di rete, backup e restore della configurazione, che è abbastanza semplice anche tramite l'interfaccia web. È possibile fare un backup direttamente sul disco rigido se si vuole lasciare sulla macchina sul disco rigido, o altrimenti si può benissimo fare con un floppino da 1.44, che in pratica adesso oggi come oggi si diventano quasi dietro se non fossero diventati quasi rari. E offre il supporto tramite Secure Shell per quanto riguarda le connessioni remote. Questo è uno schema della configurazione con 4 schede di IPCOP. Come vediamo a sinistra abbiamo la connessione a internet,
con connessione a DSL tramite modem o tramite router, che è connessa con la scheda WAN, vale a dire la configurazione rossa, proprio perché comunque di allerta con la rete internet a IP COP firewall. In quel caso lì vediamo arriva attualmente un IP pubblico. Dalla parte invece interna del firewall abbiamo le altre tre schede, che sono l'arancio, la blu e la verde. L'arancio, come abbiamo detto, è la DMZ, in pratica è nel caso in cui vogliamo condividere quei famosi servizi con degli amici, degli utenti, o nel caso delle aziende, perché è necessario che magari qualcuno acceda dall'esterno per utilizzare il portale web aziendale, per utilizzare la posta elettronica e quant'altro, si utilizza la configurazione arancio, la DMZ. In questo caso qua è possibile assegnare alle macchine degli indirizzi pubblici, però questo non significa che dall'esterno si configura l'IP pubblico sulla macchina, sul server. Significa che la cosa ottimale è sempre quella di andare a configurare sul IP COP firewall degli alias con quegli indirizzi pubblici che si vogliono utilizzare internamente e andarli a ridirigere tramite il forwarding direttamente sulla scheda DMZ e sulle macchine nattati sotto una rete privata a seconda dei servizi che si vogliono utilizzare. Questo garantisce ancora maggiore sicurezza, perché in quel caso lì non si rende pubblico l'IP e tutta la macchina con tutte le porte verso l'esterno. Si danno naturalmente, nel caso della porta 21, per quanto riguarda l'FTP, si configura un forwarding dell'indirizzo IP statico esterno con la porta 21 sulla porta 21 dell'IP interno della rete privata. Questo per evitare che naturalmente, quando non si vuole utilizzare magari l'FTP, ma soltanto, come si è detto prima, la possibilità di dare l'accesso al portale aziendale verso l'esterno, si dà soltanto la porta 80, la porta 443 per quanto riguarda eventualmente l'accesso tramite SSL, HTTPS, e in quel caso lì in pratica si utilizza soltanto quella porta e soltanto quella. Per quanto riguarda la rete blu, in realtà possiamo definirla un doppione della rete verde. Perché? Perché in pratica la configurazione basilare di PCOP, come abbiamo visto, è soltanto rossa e verde, cioè accesso a internet, alla rete internet full, cioè totalmente libero, quella che dà verso naturalmente il router la connessione internet, e la parte interna che è la rete locale. In questo caso la rete locale verde è totalmente protetta dall'esterno. Questo significa che, a meno che l'amministratore non voglia concedere dei particolari privilegi e consentire delle operazioni particolari, nulla può o deve entrare da internet verso la rete locale. La rete blu è, come abbiamo detto, un doppione rispetto a quello che è la rete verde, con una differenza. Nella maggior parte dei casi si utilizza ormai per dare la possibilità di configurare una seconda rete aziendale anche tramite Ethernet o Fast Ethernet, ma si può utilizzare ancora meglio per quanto riguarda eventuali connessioni wireless. Magari si ha il router che funge anche da hotspot, ma anziché dare libero accesso a tutto il resto della rete, magari, dico per dire, viene a casa nostra un amico che ha con sé il portatile e vuole comunque navigare, non gli diamo, se non siamo sicuri naturalmente pienamente della fiducia che abbiamo nei suoi confronti, l'accesso indiscriminato alla rete interna, ma tramite magari la scheda blu è possibile dargli l'accesso a internet verso l'esterno con il passaggio dalla rete rossa, ma in quel caso lì, essendo su due interfacce differenti, la rete blu è bloccata verso la rete verde, a meno che, come si diceva prima, l'amministratore non desideri di fare altrimenti. Andiamo a ripilogare. Come abbiamo detto, quindi, le schede in questo caso sono, per quanto abbiamo visto prima, di quattro colori differenti. Rosso rappresenta l'interfaccia connessa ad internet, verde rappresenta l'interfaccia per la rete interna, blu rappresenta l'interfaccia per una seconda scheda di rete interna per una rete wireless, e arancio rappresenta l'interfaccia per un'eventuale zona DMZ in cui si trovano server che offrono servizi all'esterno. L'applicazione minima prevede due interfacce di rete, ovvero quella rossa verso internet e quella verde per quanto riguarda la rete locale da proteggere. Nel caso in cui esistano due reti locali che devono rimanere separate, come abbiamo detto prima,
l'accesso consentito soltanto in VPN e si utilizza anche un'interfaccia blu. Questo nel dettaglio è quello che viene consentito di fare alle interfacce nei confronti delle interfacce sulla stessa macchina. Quindi nel caso della WAN se ne sarebbe interfaccia rossa, quindi verso il firewall tutto il traffico che proviene dall'esterno viene attualmente bloccato. Verso la scheda arancio viene tutto quanto bloccato a meno che non venga utilizzato il port forwarding, è quello che abbiamo detto prima. Ci serve che dall'esterno debba essere raggiunta una macchina con servizio FTP con la porta 21, allora in quel caso si va a fare un port forwarding sulla porta 21 con l'indirizzo IP della rete privata interna sull'arancio. Da rossa a blu è tutto quanto bloccato, anche qui bisogna utilizzare eventualmente il port forwarding con il VPN, stessa cosa per quanto riguarda la verde. Ora, nello specifico, poi andiamo a vedere eventualmente anche in un'altra lezione, per quanto riguarda la DMZ, se andate a vedere bene, tutto il traffico che proviene dalla DMZ è da tutte le parti bloccato, tranne che per verso internet. Questo perché? Perché naturalmente deve essere, naturalmente quelli che possono essere non soltanto i servizi che vengono fruiti dall'esterno verso l'interno, ma anche eventuali aggiornamenti che devono essere fatti dall'interno verso l'esterno, nei casi per esempio di distribuzioni non soltanto Linux ma anche Windows, di aggiornamenti particolari, in quel caso là può essere comunque permesso l'accesso. Per quanto riguarda le schede, la scheda LAN verso l'esterno è tutto quanto permesso, verso la rossa è permesso anche, verso l'arancio naturalmente che sono servizi pubblici è permesso, ma significa che sono permessi non soltanto quelli sulla porta 21, sulla porta 25 o quant'altro, perché sono stati permessi tramite il port forwarding. Tutto l'accesso dalla rete verde alla rete DMZ è consentito, a meno che anche in questo caso si voglia fare diversamente. IPCOP non consente di default di farlo. Per bloccare il traffico dalla rete LAN in uscita verso la DMZ o verso internet è necessario installare dei moduli aggiuntivi. In questo caso un modulo abbastanza ottimo, diciamo, non è abbastanza buono, ottimo per l'utilizzo, è bot che serve proprio per bloccare il traffico in uscita, anche se comunque essendo un modulo sviluppato da terze parti, oltre a non essere totalmente garantito dall'istituzione ufficiale di IPCOP, naturalmente può rallentare un po' le prestazioni se la macchina comunque è al limite delle potenzialità. Come abbiamo detto, l'immagine ISO si può scaricare liberamente dal sito www.ipcop.org. In questo caso abbiamo indicato l'ultima versione, la 1.4.11. In realtà l'ultima versione di IPCOP, anche questa pesa intorno ai 45 mega, è la 1.4.18, che è proprio stata messa in download all'inizio di dicembre. Comunque si differenzia di poco rispetto alla 1.4.11, perché in pratica si tende un po' a sistemare quelli che possono essere dei piccoli bug interni, magari come il discorso di Squid o altro. Comunque anche la 1.4 è abbastanza sicura. In ogni caso, se dovete scaricare il PCOP, scaricate l'ultima versione e controllate anche, sempre meglio farlo, la chiave MD5, perché così verifichiamo che non sia stato compromesso l'immagine ISO. Se preferite un'installazione con boot da dispositivi USB, il sito di IPCOP mette a disposizione anche altre tre immagini liberamente scaricabili. FTP per dispositivi USB non partizionati, HDD per USB partizionati con hard disk e zip per i dispositivi zip partizionati con zip. Il consiglio che vi do, anche per tenere comunque, diciamo, ormai un CD comunque non è un costo così esorbitante, la maggior parte di quello che si paga in realtà alla SIAE per il contributo di ecocompenso. In realtà un CD senza quel contributo potrebbe costare ancora meno. Consiglio sempre quello di fare una copia su CD, perché è possibile, come diciamo prima, anche utilizzare il firewall come live CD senza installazione direttamente sul sistema. Come abbiamo detto, dobbiamo scaricare la ISO e andiamo a verificare l'impronta MD5. Masterizziamo il file, in questo caso sul CD-ROM, poi lo utilizziamo su USB e siamo pronti per fare la prima configurazione. Una volta inserito il CD, in automatico andiamo a scegliere naturalmente quelle che sono le impostazioni preferite, in questo caso lingua italiana e CD-ROM. Eseguiamo il partizionamento automatico del disco. Consiglio sempre di utilizzare
nei limiti del possibile, una macchina soltanto per quanto riguarda il pick up, perché abbiamo visto che è possibile utilizzare una macchina sicuramente più vecchiotta e messa ormai da parte, e perché andando naturalmente a conoscere un po' meglio quello che è il sistema su cui si poggia il firewall, è possibile poi nel tempo spingersi su configurazioni più avanzate. Allora, in questo caso naturalmente tutti i dati verranno cancellati e si esegue la prima configurazione. Quindi, se si tratta di un ripristino, in questo caso nella fase di installazione possiamo eventualmente, tramite il floppy o i dati su hard disk, andare a recuperare quello che era la configurazione che avevamo fatto precedentemente. Non è l'unico caso. Naturalmente, una volta che è stata fatta la configurazione, si può anche successivamente, tramite interfaccia web, intervenire e andare a recuperare, a ripristinare quella che era la configurazione precedente. Allora, vediamo un pochino. Scusate, ma se ne va un po' troppo avanti. Ecco. A questo punto selezioniamo il driver per l'interfaccia di rete green. Vi do un consiglio. Siccome poi dopo successivamente è un po' complicato, nel caso delle quattro schede, andare a riconoscere a quale delle quattro schede di rete è stata assegnata l'interfaccia, rossa, verde, blu o arancio, nel caso di una configurazione con quattro schede vi consiglio di utilizzare, per quanto possa essere possibile, quattro schede differenti dal punto di vista proprio dell'hardware. Considerato che ormai quasi tutte le periferiche, comunque Ethernet, sono ormai riconosciute, quindi non c'è neanche bisogno di installare driver esterni. Questo perché magari con un hardware differente si va a localizzare meglio e più velocemente qual è l'interfaccia che è stata assegnata. Nel caso delle due interfacce, rossa e verde, è abbastanza semplice, perché con la prima configurazione della rete green viene subito rilevata la scheda principale e viene configurata quella. In questo caso qua impostiamo come dati 192.168.1.254 per quanto riguarda la green con indirizzo IP. Naturalmente netmask mettiamo la 255.255.255.0. Possiamo mettere qualsiasi altra tipologia di indirizzo IP privato, non abbiamo limitazione da questo punto di vista. Questa va bene, va bene qualsiasi altro tipo di indirizzo. E abbiamo finito la prima parte della configurazione. A questo punto dobbiamo rimuovere il CD, dobbiamo riavviare il sistema. Si imposta la tipologia di localizzazione della tastiera, andiamo a settare per quanto riguarda il fuso orario l'Europa e Roma, e impostiamo l'host name e l'eventuale nome di dominio della rete. È possibile in questa fase addirittura andare a settare un'eventuale scheda ISDN. Io non so in quanti ormai si utilizzi anche per reti domestiche l'ISDN, credo che sia davvero ormai raro il caso, però è possibile, magari nel momento in cui si ha una connessione a banda larga, diciamo attraverso una DSL, avendo una borsa ISDN, andare a prevedere che se dovesse cadere la DSL si utilizza al posto di quella, verso in uscita, l'eventuale scheda ISDN. Se l'abbiamo bene, se no altrimenti possiamo benissimo andare a disabilitare l'ISDN e passare successivamente. Allora, a questo punto dobbiamo impostare il tipo di rete in base al numero dell'interfaccia. Quella base offre la red più la green. In pratica, rete esterna internet, rete interna privata, la green che è totalmente protetta dall'esterno. Abbiamo la possibilità anche tramite la tipologia di installazione di andare a prevedere una green con red come modem ISDN o una green più orange, sempre red come ISDN, oppure green più orange più red, vale a dire la rete verde più l'accesso a internet e quel famoso servizio eventualmente amicale in FTP o SMTP o quant'altro da condividere, oppure anche in questo caso green più blu, quindi le due interfacce interne di rete, e in questo caso la rete come modem ISDN. Green più orange più blu, e poi diciamo che abbiamo altre 5-6 possibili configurazioni. In linea di massima le configurazioni più utilizzate sono la green più red e la green più red più orange, anche perché difficilmente comunque nelle reti domestiche
si va a utilizzare delle sottoreti private all'interno della rete stessa. A questo punto, come abbiamo fatto per la precedente rete green, dobbiamo andare a configurare le altre interfacce. Se abbiamo soltanto la scheda red, andiamo a configurare l'interfaccia rimanente, che è quella non ancora installata, quindi la si va a vedere subito qual è. Nel caso di altre schede presenti, naturalmente dobbiamo fare la stessa operazione per più volte. Quindi possiamo andare, in questo caso, a assegnare naturalmente netmask e indirizzo IP, e se vogliamo l'eventuale assegnazione di HCP o SNAME per quanto riguarda l'interfaccia red. Questo nel caso in cui il provider assegni alla nostra rete degli indirizzi IP. È il caso per esempio di Fastweb o di altri comunque operatori. A questo punto possiamo inserire il DNS, sia il primario che il secondario, e il gateway di default. Questo perché? Perché dobbiamo consentire naturalmente alla rete green di uscire verso l'esterno, quindi interfacciarsi con la rete e uscire. Configurare eventualmente il DHCP interno come server, se interessa, se no altrimenti si può benissimo fare l'assegnazione sulle macchine degli indirizzi IP di volta in volta. Questo ci consente per la rete green, una volta assegnato il DHCP server, di andare a identificare quali sono gli indirizzi iniziali e quelli finali dell'eventuale rete privata interna e di farli assegnare dinamicamente alle macchine che utilizzano in questo caso la rete. Il LIS di default, il LIS massimo, il suffisso e il nome di dominio, queste qua sono informazioni comunque riferite sempre al DHCP. Allora, abbiamo quasi completato, ci resta di andare a impostare le password per quanto riguarda l'utente admin e le password di root. Dobbiamo confermarlo naturalmente per questioni di sicurezza, per evitare che una volta settate magari si sia digitato malamente e poi non si riesce più a accedere, e significa andare nuovamente a reinstallare da zero il firewall, che abbiamo visto è abbastanza veloce, ma può essere comunque una bella rottura di scatole a volte. E abbiamo completato questa nostra prima installazione di pcop. Adesso cominciamo a vedere, una volta installato, al primo avvio, come si presenta il pcop. Tramite un normalissimo web browser, può essere Internet Explorer 7, 6, può essere Netscape, Redivivo, o ancora meglio Mozilla Firefox, si può utilizzare tranquillamente, senza grossi problemi, l'interfaccia web con due modalità. O tramite la connessione su porto 81, che sarebbe l'equivalente sul faro della porta 80 per quanto riguarda i servizi web normali, o la porta 445, che in questo caso garantisce, installato sul sistema, un certificato che comunque non è riconosciuto dagli enti di certificazione esterni, ma comunque garantisce una certa solidità. Basta digitare o il nome della macchina che abbiamo scelto precedentemente, oppure l'indirizzo IP equivalente, che può essere sia quello dell'interfaccia green che quello dell'interfaccia red, o nel caso dell'interfaccia blu o orange, in entrambi i casi. Questo dipende da dove accediamo. Naturalmente, se vogliamo accedere all'interfaccia, se vogliamo accedere al pannello di configurazione web dall'interfaccia green, dobbiamo utilizzare o quello della red come indirizzo IP o quello della green per quanto riguarda il default gateway. Se dovessimo utilizzare invece l'interfaccia orange, dovremmo utilizzare anche in questo caso o quello della Orange o quello della Red, altrimenti non riusciremo a contattare il firewall, perché naturalmente veniamo bloccati. Tramite i comodi menu, naturalmente questo dopo l'autenticazione fatta con la password di cui abbiamo visto prima, è possibile gestire il firewall pcop tramite il menu sistema, aggiornamenti, password, SQL shell e backup del sistema. Con lo stato possiamo andare a supervisionare il monitor e i grafici dello stato del sistema. Attraverso la network configuriamo il modem, quello che abbiamo visto, il famoso modem SDN che inizialmente non abbiamo preso in considerazione. I servizi con la configurazione del proxy, in questo caso Squid, e l'eventuale servizio di HCP che magari prima non abbiamo voluto configurare, ma poi abbiamo visto ci può tornare utile, lo dobbiamo configurare in una fase successiva. I DNS dinamici, time server e l'intrusion detection system. Attraverso il menu firewall possiamo personalizzare invece quelle che sono le policy interne del firewall stesso, vale a dire quei famosi discorsi dell'autorizzare
attraverso il port forwarding l'accesso dall'esterno su quei servizi che sono interfacciati con la scheda RED. Poi abbiamo la possibilità di configurare una o più VPN e infine con il menu log possiamo andare a verificare tutto quello che è successo nel momento in cui abbiamo messo in piedi la macchina firewall, con il tracciamento sia dall'interno verso l'esterno e sia nel caso di due o più interfacce fra le interfacce stesse. Cioè possiamo andare ad analizzare quello che magari è stato il traffico fra la rete red, la rete orange, la rete green oppure la blu. In questo caso abbiamo anche qui la possibilità di verificare, come ho detto, il firewall oppure l'IDS e l'eventuale proxy server. Gli aggiornamenti. La possibilità di nuovi aggiornamenti è costantemente verificata all'avvio del PC. Diciamo che in linea di massima il firewall conviene, se la connessione internet è sempre attiva, non disattivarlo mai. Perché nel momento in cui si disattiva, si spegne il firewall, si spegne la macchina, cessa anche quella della protezione. Quindi diciamo che non, quelle rare volte che si riavvia il sistema, in automatico vengono segnalate nella pagina principale gli eventuali aggiornamenti che sono stati resi disponibili sul sito ufficiale. È possibile tramite questa interfaccia web naturalmente scaricare e installare sulla macchina gli aggiornamenti. Il backup della configurazione del sistema. Allora, tramite il menu backup possiamo andare a prevedere il backup su hard disk della macchina stessa o eventualmente su floppy. Io mi consiglio di fare entrambi, tanto alla fine non fa male, stiamo parlando di comunque pochi K di configurazione, quindi sull'hard disk non occupa tantissimo spazio e poi sul floppy conviene sempre tenerlo da qualche parte o magari metterlo su una chiavetta USB e stare un pochino più tranquilli. Questo perché nel caso di personalizzazioni spinte di PCOP ci consente davvero in brevissimo tempo, una volta rifatta l'installazione, di ripristinare esattamente la situazione come era precedentemente. Per motivi di sicurezza il PCOP va a crittografare tutti i backup con una chiave generata casualmente al primo backup. Il restore di archivi quindi sarà permesso esclusivamente sulla macchina il PCOP che li ha creati. Ripristinare un file PCOP è un gioco da ragazzi perché si dispone di una copia di backup della configurazione. Quindi il restore, come abbiamo visto, è disponibile sia durante l'installazione, nella seconda schermata, cioè al primo riavvio, compare la possibilità di andare a ripristinare, anziché completare l'installazione delle interfacce, eventualmente quello che è la configurazione che è stata salvata precedentemente. Oppure successivamente rispetto all'installazione tramite il menu che abbiamo visto in precedenza della configurazione via web. Allora, in questo caso vediamo invece il monitor di sistema. Questo è uno dei tanti report che il PCOP ci mette a disposizione per controllare lo stato del sistema e della rete. In questo caso andiamo a vedere quelli che sono i servizi che sono avviati sulla macchina. Quindi abbiamo il conserver, abbiamo il DNS proxy server, il kernel naturalmente in questo caso è loggato, il log server è avviato perché significa che in questo momento sta andando a conservare i log e traccia tutto il traffico delle interfacce. E il SecureShell server è avviato anche questo. Il server DHCP, come abbiamo visto, possiamo anche benissimo evitare di andarlo a avviare, naturalmente se lo avviamo dobbiamo anche configurarlo. Il server NTP ci consente di andare a sincronizzare la rete interna con eventuali server NTP esterni, come abbiamo detto prima, eventualmente attraverso il CNR con gli orologi atomici magari al CERN di Ginevra. Possiamo comunque andare a vedere il sistema di elemento di intrusione sulla scheda green, che diciamo normalmente si può anche disattivare perché, come abbiamo detto prima, non passa quasi nulla, cioè diciamo che non passa nulla, a meno che naturalmente si scoprono dei bug in quello che il software, ma diciamo che vengono quasi sempre prontamente, quei pochi vengono trovati corretti in tempi brevissimi. Da questo punto di vista è sempre utile andare a controllare quelli che sono gli aggiornamenti. Per quanto riguarda invece il sistema di intrusione sulla rete RED, è sempre avviato di norma. Le VPN abbiamo visto che possono essere eventualmente attivate, vale a dire possiamo benissimo andare a prevedere di avere due reti separate geograficamente
e collegate tramite VPN, tramite DSL fra di loro, possibilmente anche con due sistemi pick-up firewall. Il web proxy di norma è disattivato, perché naturalmente consente una navigazione più veloce per quanto riguarda quei siti statici, ma a volte può comunque dare fastidio per quanto riguarda altre tipologie di servizi. E eventualmente quelli che sono web server, il web server dello stesso IPCOP. In linea teorica noi potremmo benissimo disattivare l'interfaccia web di IPCOP e andarla a gestire come un normale Linux. Io consiglio comunque di lasciarla attiva, anche perché l'interfaccia web è utilizzabile soltanto dall'interfaccia interna e non dall'esterno, a meno che anche in quel caso si vadano a fare delle configurazioni particolari, che non sono semplicissimi, quindi diciamo si sta abbastanza tranquilli dalla possibilità di dare l'accesso per sbaglio all'esterno della configurazione del web di IPCOP firewall. Questo è un altro monitor del sistema. In questo caso andiamo a vedere quello che è la RAM libera, eventuale swap sul disco rigido, andare a vedere quelle che sono le cartelle di sistema. Questo è invece il monitor dello stato di sistema e della rete. In questo caso la Ethernet 0 sarebbe la verde, poi la 1 in questo caso è la red. Questo è un grafico della CPU utilizzata per giorno. Tramite i grafici è utile andare comunque a controllare che la macchina non sia sovraccaricata. Come abbiamo detto prima, possiamo benissimo utilizzare un 486. Io consiglio in ogni caso di utilizzare perlomeno un Pentium, di lasciare un disco rigido da 3-4 giga, tanto ormai quelli per i vecchi li tirano dietro quando riescono a trovarli in mezzo a tante macchine, e si sta un pochino tranquilli perché con 4 giga si possono fare diverse configurazioni anche di add-on aggiuntivi. Questo invece è il grafico delle memorie utilizzate per giorno. Anche in questo caso cerchiamo di mantenere un livello non troppo prossimo al 100%, perché sennò altrimenti davvero rendiamo difficile la vita alla rete, soprattutto se utilizziamo il firewall anche come proxy. Questo invece è un grafico dello stato del sistema per quanto riguarda il disco, sempre per giorno, l'utilizzo dell'hard disk. Questo nel particolare è il traffico sulla rete green. Noi possiamo andare a vedere non soltanto come log, ma anche come tipologia di utilizzo intensivo della rete, gli eventuali picchi della rete interna. Questo perché? Perché magari andando a vedere che abbiamo 5, 6 o 8 macchine sulla rete green con un traffico intenso, possiamo immaginare di installare eventualmente un'interfaccia blu per andare a suddividere quelli che sono eventualmente gli accessi alla rete stessa e andarli a scaricare un po' dal punto di vista del traffico. Vabbè, sì, questo qua possiamo andare a vedere le statistiche del traffico di rete, oppure possiamo andare a visualizzare dal punto di vista grafico e dei log quelli che sono lo stato reale di gestione delle connessioni sul firewall. In questo caso qua andiamo a vedere lo stato, quindi di connessione stabilita fra la red e la green, con poi il pick-up che filtra i pacchetti. In questo caso qui invece vediamo la possibilità di amministrare il proxy server che abbiamo detto prima tramite Squid. Per chi volesse si può utilizzare il proxy server interno e andando ad assegnare una appropriata cache al sistema si può rendere naturalmente fruibile la possibilità del proxy server. Per quanto riguarda il server DHCP, è quello che abbiamo detto precedentemente, mentre prima abbiamo visto la configurazione tramite il menu di installazione da CD, in questo caso qui vediamo l'interfaccia da web. Sono molto similari, ma addirittura questa qui è una configurazione quasi banale, basta andare ad indicare quali sono gli indirizzi di partenza, l'eventuale nome di dominio per quanto riguarda la rete, poi il DNS primario, in questo caso sono quelli che comunque sono già assegnati, e alla fine abbiamo la possibilità di installare in 30 secondi un eventuale DHCP server interno. Questo è il sistema, come abbiamo visto, di rilevamento delle intrusioni. Sulla green non è monitorato perché in pratica siamo abbastanza tranquilli, sulla red invece in pratica tramite Snort, che è un altro add-on riconosciuto ufficialmente dal IPCOP firewall e quindi installato di default, è possibile andare a monitorare il tutto.
Questo invece è il menu di impostazione delle policy del firewall stesso. Allora, in questo caso qui abbiamo la possibilità del port forwarding. Per effettuare un port forwarding, come abbiamo detto prima, tramite eventualmente l'accesso su una rete DMZ, è però necessario, se si vogliono utilizzare degli IP statici pubblici, andare a creare degli alias nel menu precedente da assegnare direttamente alla macchina firewall. Effettuata questa operazione, poi successivamente si vanno ad attivare tramite port forwarding il trasferimento dei pacchetti sulle porte appropriate. Questo è il menu invece del DMZ PNOS. In questo caso qui è possibile andare a consentire il traffico dalla rete arancio o dalla rete blu verso la rete verde. Questo è uno di quei casi di opportunità che bisogna andare a vedere di volta in volta. Diciamo che in linea di massima non è necessario che dalla rete arancio, che è la rete dove ci stanno i servizi che vengono resi disponibili all'esterno, si possa accedere alla rete verde o alla rete, in questo caso blu, o wireless o LAN 2 che sia. Perché? Perché va da sé che se noi consentiamo l'accesso alla rete arancio dall'esterno e poi dalla rete arancio verso l'interno con la rete LAN o la rete blu, andiamo a creare un ponte che rende quasi inutile l'utilizzo del firewall stesso. È possibile, come abbiamo detto, anche utilizzare delle VPN tramite il PCOP firewall o tramite un'altra eventuale installazione di PCOP da un'altra parte o tramite altri comunque servizi o server con la possibilità di configurazione di VPN tramite IPsec 3DS. È possibile, come ho visto, anche monitorare i log giorno per giorno di tutto quello che è accaduto sul sistema, interfaccia per interfaccia. Questa è un'altra tipologia, sempre giorno per giorno, del menu di configurazione del log. Gli add-ons. È possibile estendere funzionalità di PCOP tramite l'installazione di moduli e programmi aggiuntivi chiamati add-ons. Attenzione, gli add-ons non sono ufficialmente riconosciuti perché alcuni di essi sono prodotti che possono, in linea teorica, ridurre la sicurezza del firewall. Diciamo che la maggior parte degli add-ons sono linkati dalla stessa IPCOP tramite il sito web ufficiale, almeno sono quelli più utilizzati e sono quelli più sicuri dal punto di vista dell'utilizzo.